Faccio spesso video sui Ritz dei vari paesi, ma sono videoanalisi generiche, che contemplano situazioni molto specifiche. A questo però devo aggiungere che mi è stata spesso rivolta la domanda se si possa effettivamente fare un portafoglio che sia di soli Ritz, tralasciando tutte le altre asset class. Per cui non investire in bond, non investire in materie prime o magari in nessuna value o growth company, solo Ritz. Come in tutte le tematiche, la risposta non è semplice e neanche univoca. Ma fatte le opportune premesse si possono trarre delle conclusioni sicuramente sensate, senza cadere nella psicosi da tifoso, come le persone a volte pensino che io sia nel rispetto dei Ritz. Si può quindi creare un portafoglio di soli Ritz da tenere per sempre, sì o no? Lo scopriamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Oggi torniamo a parlare di Ritz, ma in un modo completamente diverso, in una modalità ad ampio spettro, se così posso dire. Posso investire i miei soldi solo in Ritz, con un portafoglio che contenga solo ed esclusivamente questa asset class? Bene, la risposta va ricercata prima di tutto in alcune premesse che ho fatto anche per la serie sulla costruzione di un portafoglio che è di soli ETF. Vi lascio qui la playlist da qualche parte nello schermo. Fondamentalmente, per poter rispondere correttamente a questa frase, bisogna farsi queste tre domande e, infatti, tralascio la quarta qui, quella del ribilanciamento. E successivamente ti dico le regole da implementare, che secondo me sono da implementare, se si vuole creare un portafoglio di Ritz da aggiungere a uno esistente oppure di crearne uno che contenga solo e esclusivamente Ritz e basta. Partiamo dalle premesse. Numero 1, quali sono i miei obiettivi? E cioè, per quale obiettivo finale sto creando questo portafoglio? I Ritz, infatti, sono principalmente preferiti per la distribuzione da dividendo. Ma non tutti lo fanno, attenzione. E soprattutto non tutti lo fanno con costanza e anche non tutti sono quotati. In base ai vostri obiettivi, in base ai nostri obiettivi, che possono essere una, per esempio, rendita aggiuntiva da distribuzione oppure una rendita aggiuntiva in età pensionabile, si capirà se questa scelta sia attuabile. Numero 2. Quale rischio sono disponibile a sopportare? E cioè, i Ritz seguono il mercato immobiliare che inevitabilmente segue dei cicli economici. In una crisi come quella del 2008, ad esempio, il nostro portafoglio sarebbe sceso a livelli da infarto o da ictus. Siamo disposti a sopportare la volatilità e la rischiosità di una singola asset class nel nostro portafoglio? E se poi accade una guerra come quella in Ucraina, dove centinaia di costruzioni sono state rase al suolo, che facciamo? Ci vorranno decadi per recuperare. Questo ci porta a ragionare anche sul terzo punto. E cioè, il terzo punto è per quanto tempo vogliamo tenere il portafoglio attivo. Su un arco temporale di 40 anni si faranno valutazioni che sono completamente diverse rispetto a un arco temporale, ad esempio, di 5 o 10 anni. Le dinamiche o le tematiche sono completamente diverse, anche se concettualmente gli approcci sono praticamente uguali. Una crisi come quella del decennio perduto in Giappone o come la crisi energetica degli anni 70 non sono cose prevedibili, ma sono, come le definisce Schiller, cigni neri. Se un evento del genere si abbattesse sul nostro portafoglio, solo il tempo potrà rimettere i cocci a posto. Fatte queste opportune premesse, secondo me è palese che la risposta se si possa creare un portafoglio di soli Ritz è che dipende. Non è la risposta che ci si aspetta, ma è così. Ogni persona ha le sue metodologie di investimento, i suoi obiettivi, la sua percezione del rischio e il suo arco temporale specifico. Ti posso dire la mia situazione: nel mio caso, un portafoglio di soli Ritz io potrei crearlo in realtà, e anzi ci sto lavorando per dare un buon 70% a questa asset class nel mio portafoglio totale. E il motivo per quale non lo faccio è perché non mi voglio limitare all'asset class, ma voglio trovare aziende in generale che mi piacciono, indipendentemente se producano fagioli o investano nell'immobiliare. Ma nessuno mi impedisce di creare un portafoglio che sia al 100% su Ritz, basandomi però su alcune regole fondamentali, relative fondamentalmente alla loro diversificazione. E in particolare, il numero 1, un aspetto di diversificazione geografica. Il mondo di oggi è altamente correlato a causa della globalizzazione, ma non è sempre detto che se ci sia una crisi immobiliare in Italia, i costi degli appartamenti a New York vengano impattati. Sono eventi rari, che hanno implicazioni molto più grandi della semplice mercato immobiliare. Investire in Ritz in diverse parti del mondo permette di avere un materasso di sicurezza
nel caso in cui uno o più paesi siano fortemente colpiti da una eventuale crisi immobiliare. La diversificazione può essere fatta per macro aree geografiche, come ad esempio Asia, Africa, Europa, Oceania, America e così via, o per singoli paesi, magari puntando solo a quelli che hanno un mercato immobiliare forte oppure che hanno un mercato immobiliare che ha forti prospettive di crescita futura. Numero 2, un aspetto di diversificazione valutaria, non solo di valuta pura, ma anche di tassi di interesse si può parlare qui. Se una valuta perde valore, questo può impattare sicuramente sul mercato immobiliare locale e per cui fare in modo che gli investimenti in REITs siano in diversi paesi e per cui in diverse valute aiuta anche sotto questo aspetto. Poi, ritornando ai tassi di interesse delle banche centrali, questo va a impattare la convenienza dei REITs di acquistare nuovi immobili o meno e per cui di fare nuovi investimenti. Senza nuovi investimenti le aziende non crescono. Numero 3, un aspetto di diversificazione settoriale. Secondo me questo è l'aspetto più importante. Si guarda i REITs come immobili e come immobili nella nostra mente si viaggia direttamente all'abitativo o al massimo al settore degli uffici. Ma gli immobili sono anche carceri, magazzini, industrie, commerciale, retail, tecnologico, archiviazione. Ogni costruzione ha un suo specifico utilizzo e per cui dobbiamo anche guardare a questa diversificazione, perché in un periodo di crisi in cui la gente compra poco, quasi sicuramente magari i negozianti non saranno in grado di pagare gli affitti ai REITs retail, che vedranno a questo caso meno cassa. Nel caso di un aumento del costo del carburante, i magazzini delle aziende potrebbero essere più vuoti perché produrre costa di più o perché trasportare qualcosa costa molto di più. In caso di crisi del mercato delle infrastrutture, gli operatori per esempio di celle di telefonia mobile o della connessione internet potrebbero avere danni economici e i REITs che per esempio tengono dei server potrebbero venirne impattati. So che tutto questo si potrebbe risolvere prendendo un unico ETF che diversifichi il mercato immobiliare a livello mondiale, a livello globale, ma un ETF segue un indice e per cui non va a sovraperformare o a fornire un dividendo eccessivamente alto. E in questo caso molti investitori, come me, potrebbero sentirsi come se gli si fossero state tarpate le ali. Seguire le regole sopracitate potrebbe però aiutare. Per quanto riguarda i numeri delle posizioni o la loro ponderazione, sono scelte prettamente personali che andrebbero anche backtestate, ma in linea di massima io, ribadisco io nel mio portafoglio, non andrei mai oltre le 20 posizioni e non utilizzerei mai niente che sia sopra al 10% di ponderazione totale. Ma queste, ripeto, sono delle considerazioni di gusti di tipo personale. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni e se hai mai valutato un portafoglio di soli REITs o se lo consideri una pazzia totale. Se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo di supportarmi come sempre veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e per farmi crescere su questa piattaforma. Magari così mi metto in forma anch'io con questa panciotta. A te costa un attimo, ma a me significa il mondo. Se poi sei nuovo sul canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che tu non debba perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e arrivederci a un nuovo video. A presto, ciao!